Buonasera a tutti, questa sera siamo qui con la professoressa Cristina Trinchero dell'Università di Torino e con Liana D'Amato, che ci parlerà del progetto a cui ha collaborato con un intervento dal titolo La ricerca scopre il web dei dati, descrivere i materiali culturali su Wikidata per una ricerca umanistica interconnessa. Allora, vi presento brevemente Lianna D'Amato e poi la professoressa Trinchero che ci dirà due parole sul progetto Open Literature. Allora, Lianna si è laureata in italianistica e scienze linguistiche a Bologna con una tesi in archivistica informatica sui linked open data. Poi, già prima della laurea, ha frequentato la Summer School di Ravenna dell'Università di Bologna sui linked open data e ha avuto un tirocinio presso Synapta, che è un'azienda torinese esperta proprio nel settore dei linked open data applicati ai beni culturali. Azienda in cui lavora anche adesso e si occupa appunto del digitale, dei linked open data sul patrimonio culturale e sui contratti degli enti pubblici e della pubblica amministrazione. Il progetto che approfondirà stasera si è svolto in collaborazione con l'Università di Torino nel 2018. Con una borsa di studio all'interno di questo progetto più ampio che si chiama Open Literature e coordinato dalla professoressa Cristina Trinchero, che è docente di lingua francese e letteratura francese nel nostro Ateneo. E diciamo, tra gli interessi di studio che ci sono alla base di questo progetto sono proprio le relazioni tra Italia e Francia, tra Torino e Parigi, tra intellettuali e letterati di mondi diversi che però si conoscono, si influenzano reciprocamente. E forse anche questo si collega ai collegamenti dei linked open data e ha fatto sì che ci fosse, devo dire, una sensibilità della professoressa Trinchero nel riconoscere le potenzialità di questa tecnologia applicata sia alla ricerca ma anche alla didattica delle scienze umanistiche in un modo decisamente innovativo, insomma, ha saputo cogliere delle nuove potenzialità e anche nei opportunità offerte dai progetti Wiki. Infatti è stata fatta anche una convenzione tra l'Università di Torino e Wikimedia Italia proprio per sostenere questo tipo di progetti, all'interno del quale si è collocato il lavoro di Liana in collaborazione anche con i servizi bibliografici digitali del sistema bibliotecario dell'Ateneo, quindi a scavalco tra il Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne e Comparate e le competenze più, diciamo, tecniche da bibliotecari digitali. E adesso direi che lascio la parola a Cristina per presentare Open Literature e poi a Lianna con la sua presentazione su quello che ha fatto in particolare con Wikidata, ma non solo, direi. Grazie. Allora, grazie a Elena, mi sentite bene? Ok, perché sono poco pratica di Zoom, allora Sì, c'è sempre il problema di sente bene. capire dove sono e se ci sono. Allora, io dico grazie a Elena e a Lianna perché mi fate passare qualche momento in mezzo al resto in cui, insomma, parliamo del progetto che è attivo dal 2015. E come ha detto Elena, il progetto è basato sì sul Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dal 2015, però grazie al supporto tecnico e anche alle intuizioni delle colleghe della Biblioteca Digitale, no? Adesso abbiamo qui Elena che la rappresenta virtualmente, fisicamente, ma io voglio citare Bianca Gai che adesso è in un altro settore del nostro Ateneo, ma che è stata veramente l'anima nera, nel senso diabolica, lo spirito diabolico che ha portato noi abituate a fare ricerca, magari
in una maniera più vecchia, tra virgolette, aprendoci, diventando open. E poi anche Oriana Bozzarelli, che ha dato del suo nel gruppo, senz'altro. Ecco, queste sono le tre streghette della biblioteca digitale con cui abbiamo lavorato, ma a me piacerebbe, visto che il progetto vive ancora, tornare un po' anche sui passi, sul lavoro wiki, anche con i ragazzi, con gli studenti, quando torneremo forse a un ritmo un po' più umano di gestione delle collaborazioni, non solo a distanza, che è vero che è un lavoro sul digital, ma poi l'interfaccia personale, come avevamo fatto con dei tirocinanti anche proprio sulle risorse wiki, è quello che fa la differenza. Quindi, tu so chi ha, ci ritroviamo, Lianna, che è stata nostra borsista e con cui speriamo di continuare a lavorare, anche in futuro, sempre attorno a questi temi. Allora, il progetto sì, è ricerca ed è anche sperimentazione. Open Literature, questo titolo un po' aperto perché associa il COTE 1.0 nelle sue evoluzioni alla letteratura, ma letteratura nel senso proprio più ampio, quindi non solo le opere di finzione narrativa, di poesia, teatro, no, tutto quello che è scritto, il testo scritto, gli studi su, le discussioni su, i ragionamenti su, e la letteratura del passato e del presente, la scrittura, quindi il lavoro degli autori, ma anche la lettura, quindi l'apporto del lettore, che sia lo specialista, quindi lo studioso, lo studente, l'addetto delle biblioteche, ma anche il lettore comune. E di qui la testa di ponte appunto di questa collaborazione che abbiamo attivato con Wikimedia e il lavoro su Wiki per cercare da un lato di attrarre, di arrivare attraverso un lavoro di ricerca accademico anche a un pubblico ampio, un fruitore ampio, interessato alle questioni nostre. Due parole sul progetto, per chi fosse curioso di saperne di più, abbiamo anche noi, come tutti, il nostro bel sito internet appena aggiornato, che è www.openliterature.attaccato.unito.it. Nel sito trovate insomma un po' il racconto di chi siamo, le aree disciplinari che sono rappresentate dalle lingue, letterature straniere moderne essenzialmente, con di recente un'aggregazione, grazie a chi ce lo mette nella chat, un'aggregazione anche di colleghi di altre aree, perché da quest'anno il progetto, che ha avuto per la terza volta insomma un riconoscimento ufficiale, istituzionalizzato e anche interdipartimentale, quindi non è solo più collegato al nostro dipartimento, ma anche coinvolge altri dipartimenti, soprattutto i dipartimenti che hanno aderito con lingue al neonato centro DISH, centro di ricerca di secondo livello in digital scholarship, di cui si avrà anche qui un sito internet aperto a breve, c'è ma è oscurato per il momento, è proprio un centro nuovo e dipartimenti come studi umanistici e filosofia e scienze dell'educazione hanno aderito non solo al centro DISH ma hanno aderito al progetto Open Literature l'anno scorso, permettendoci di presentare una domanda più ampia come progetto di interesse d'Ateneo. Quindi stiamo cercando di allargarci un po', di fare rete, soprattutto con altri colleghi delle altre materie di ordine linguistico-letterario o della storia delle idee, appunto presenti da noi, che già magari hanno lavorato anche con la biblioteca digitale, sotto forma di altri centri, o anche con Synapta, se ben ricordo, no? Penso agli incontri che si sono svolti più di un anno fa, prima di tutta tutto lo stop e lo stallo della pandemia, e quindi insomma vediamo un po' di ritrovarci attorno a temi comuni, a trovare dei link che ci collegano. Noi lavoriamo, ripeto, sulla letteratura, quindi sulla scrittura che risente del digitale, quindi sul quello che i francesi chiamano l'extrême contemporain, cioè la letteratura contemporanea che magari nasce anche solo in forma digitale, con autori sperimentali o multimediali.
Lavoriamo su modi di studio dei testi letterari e non solo, saggistica anche, anche grazie a piattaforme di annotazione, fruizione, commento, condivisione da impiegare anche con lavoro, nel lavoro con gli studenti. Lavoriamo sulla valorizzazione del territorio che è un po' nelle corde del nostro dipartimento, che si apre alle lingue e letterature straniere, ma al discorso su il territorio, che sia quello locale o quello di frontiera, per inevitabile tradizione di studi franco-italiani che viviamo per Torino, ma anche il territorio in altri paesi, nei territori dove noi lavoriamo, quindi può essere il lavoro sul territorio il Canada, il territorio americano, che sia il paesaggio, il luogo, la città, il mondo rurale, il mondo montano, qualunque sia il territorio come chiave di lettura della società. Valorizzazione del territorio anche attraverso le metodologie del digitale, quindi attraverso nuovi modi di fruire materiali, informazioni, documenti, raccordarli, unirli, arricchirli. Quindi Lianna, che è stata con noi qualche tempo ed è sempre con noi, anche se non diciamo in veste ufficiale, ma continua diciamo la sua presenza nel gruppo, ha dato, come dire, ha dato un apporto di particolare intelligenza in questo progetto, perché lei, che è un'umanista, è una letterata alla fine, nel suo curriculum c'è tutto un percorso molto letterario, se vogliamo, ha delle competenze notorie e ha permesso proprio di realizzare l'open literature, per far vedere come dei risultati, dei materiali, degli esiti di una ricerca, o anzi di più ricerche che abbiamo coltivato negli ultimi, diciamo, 10 anni, nel dipartimento e con altri dipartimenti sulla ricezione della cultura straniera a Torino in periodi particolari, e sto parlando del periodo dell'età fascista, quindi periodi di particolare insomma, delicatezza, è riuscita a riprendere questi materiali che fino a quel momento erano, e sono ancora peraltro, a mo' di archivio statici in un sito web, che è un archivio vecchia maniera, utilissimo, dove puoi trovare la bibliografia, dove puoi trovare delle immagini, dove si possono trovare delle informazioni, ma è riuscita a fare qualche sperimentazione per rendere questi materiali dinamici, in continua espansione, soprattutto con maggiore diffusione rispetto alla diffusione che dà il sito, che estrapoli perché qualcuno te ne dà notizia o perché ti fai la ricerca su Google e ti dà il link. Quindi, sapendo un po' che cosa andrà a raccontarci e sapendo che cosa ha fatto, cosa ha dato il nostro progetto, effettivamente la sua presenza è stata in una persona, in uno spettro di insomma, temporale anche limitato, però un caso interessante proprio della necessità di svecchiare anche l'approccio che noi, diciamo, umanisti, letterati, gli storici, i linguisti abbiamo, no? Verso gli studi. Ci ho detto, io lascerei il tempo a Lianna di far vedere bene cosa ha fatto, perché ha sicuramente degli esempi anche da dare che delucidano proprio il suo intervento e il potenziale che è infinito. E, insomma, speriamo di dare un seguito anche su altri temi connessi. Quindi io ringrazio, saluto i collegati, insomma, teniamoci in contatto tra tutti, insomma, Elena è la nostra referente in queste cose. Ci fa piacere perché possiamo poi dare degli sviluppi anche, no? Cosa in futuro. Auguro buon lavoro, mi eclisserò sulle 17:30, poi chiederò gli appunti, chiederò notizie. Ringrazio veramente tutti. Grazie mille. Ci sarà comunque la registrazione, se vuoi. Certo.
Niente, grazie ancora e a questo punto la parola a Lianna che ci farà, credo, vedere delle slide che accompagnano. Sì, ne approfitto intanto per ringraziare sia te, sia Cristina e anche tutti gli altri del gruppo che per avermi dato oggi la possibilità di riprendere in mano insomma il progetto. Mi fa sempre piacere riparlarne, infatti con Cristina spesso ne riparliamo cercando anche di capire che cosa si può fare ancora, perché è stato un bel periodo, anche un bel lavoro fatto tutti insieme e adesso magari ne parliamo condividendo le slide, così ho qualcosa da mostrarvi. Ok. Riuscite a vedere qualcosa? Sì. Sì, si vede. Le vediamo, ecco, forse... Così forse vedete meglio. Ecco, così meglio a schermo intero, così va benissimo. Perfetto. Grazie. D'accordo. Grazie a voi. Come diceva la professoressa Trinchero, lo scopo, l'obiettivo della mia attività era quello non solo di dare valore ai dati della ricerca, quindi tramite la pubblicazione su Wikidata, ma era anche quello di mostrare come effettivamente può cambiare adesso l'approccio allo studio, alla ricerca in generale, e stimolare quindi l'interesse verso il digitale e far comprendere anche all'interno dell'ambito accademico quanto sia importante associare gli studi umanistici anche delle competenze informatiche che possano poi confluire in progetti del genere e portare un apporto, apportare insomma un valore un po' più consistente a progetti di questo tipo. E in realtà il mio progetto è una seconda fase del progetto Open Literature. Infatti Bianca insieme alla professoressa Trinchero avevano già avviato un tirocinio durante il quale i tirocinanti avevano lavorato agli articoli del Baretti e avevano i source articoli. E da lì quindi la seconda fase del progetto, in cui si sente l'esigenza di riutilizzare questi dati e di collegarli a quello che è già presente su Wikidata. E quali sono quindi questi i dati insomma della ricerca che ho toccato con mano? Appartengono a tre tipologie diverse. Infatti da un lato abbiamo le rappresentazioni del Teatro di Torino, dei programmi di sala in PDF pubblicati sul sito di Unito relativo proprio al Teatro di Torino, il Baretti, quindi gli articoli presenti su Wikisource, e alcune delle opere della collezione di Riccardo Gualino. E quindi l'esigenza di utilizzare Wikidata nasce dalla consapevolezza che sta diventando o è già un hub di dati, un punto in cui convergono tutti i progetti di questo tipo e che quindi hanno lo scopo di potenziare i dati di un singolo progetto. Ogni progetto quindi condivide i propri dati, li arricchisce, ma allo stesso tempo contribuisce ad arricchire quelli degli altri progetti. Quindi questo scambio e anche la possibilità di creare comunque delle query personalizzate con l'obiettivo di scoprire delle relazioni inaspettate è stato uno dei punti più importanti che hanno poi portato in effetti Bianca e la professoressa Trinchero ad avviare questo progetto. E qui ho inserito nella slide appunto che tipo di domande possono essere fatte a Wikidata. In questo caso avevamo inserito quali sono le tangenze tra i contenuti del Baretti e la programmazione teatrale del Teatro di Torino. Vedremo più avanti degli esempi concreti di query effettuate con Sparkle. E quindi perché Wikidata? Perché ci consente anche di arricchire in profondità
le informazioni. Infatti nel lavoro manuale effettuato ho avuto la possibilità di inserire nel dettaglio i ruoli ricoperti dagli attori, inserendo anche il spesso non soltanto il literal, ma esisteva proprio una voce Wikidata inerente a quel tipo di personaggio. Per quanto riguarda le opere, quindi i quadri, c'è la possibilità di descrivere nel dettaglio il periodo a cui appartengono, la collezione e anche le fonti, e quindi si tratta di una vera descrizione puntuale che consente di identificare univocamente una risorsa. E qui ho mostrato anche questa query con le immagini degli attori, quindi, che mostra la tipologia dei dati che si possono trovare, quindi abbiamo anche una carrellata di immagini, ad esempio. Ma un altro aspetto importante dell'utilizzo di Wikidata è la community, quindi la capacità di collaborare per arricchire questi dati permette velocemente ai nostri dati di crescere. Questo era un esempio, uno screenshot di un commento che avevo ricevuto. Una ragazza mi aveva imbeccato, insomma, mi aveva dato un consiglio su una voce che avevo creato, quindi mi aveva chiesto di modificare una property, quindi c'è stato questo scambio che poi insomma è stato importante per continuare il lavoro. Quindi, come abbiamo detto prima, si tratta di indagare le relazioni. Wikidata è un hub di dati, e adesso andiamo nello specifico a vedere quale in che modo ho trattato questi dati. In una prima fase ho effettuato un'analisi che mi ha portato a capire in che contesto far riferimento un tipo di lavoro automatico o un lavoro manuale. Nel caso del Teatro di Torino, quindi delle rappresentazioni teatrali, ho effettuato un lavoro totalmente manuale perché la descrizione dei programmi di sala era molto dettagliata e creare un file, comunque impostare, strutturare i dati per poi caricarli in automatico, effettivamente avrebbe causato più errori del tempo che avrei impiegato a farlo manualmente. Invece nel caso del Baretti sono stata in grado di poter utilizzare OpenRefine e QuickStatement per caricare dati in automatico. Anche nel caso della collezione di opere è stato un lavoro manuale, anche perché è stata una selezione ridotta di risorse. Nel caso dei programmi di sala, infatti, ho lasciato una riga in rosso perché ovviamente durante il progetto sono emerse anche delle difficoltà. Una prima difficoltà è stata quella di non riuscire a capire bene se effettivamente i programmi di sala potessero essere caricati in pubblico dominio oppure no. Quindi per evitare insomma problemi legati ai diritti abbiamo preferito trattare i programmi di sala più a livello astratto e non metadatarlo come un vero e proprio documento. Il lavoro effettuato quindi parte dall'analisi manuale dei PDF e sul caricamento su Wikidata utilizzando un progetto di riferimento che è quello del Wiki Project Theater. Per il Baretti invece, come ho detto prima, mi è stato possibile, avendo già uno spreadsheet con i riferimenti, i link a Wikisource, rielaborare le informazioni su OpenRefine e caricarle su Wikidata. Ho dovuto fare due caricamenti perché nel caso del link a Wikisource non mi era possibile effettuarlo direttamente
da OpenRefine in un primo momento, durante il quale ho invece attuato una riconciliazione dei dati, quindi degli autori e delle informazioni già presenti per evitare dei duplicati. Mi scuso, ho messo soltanto uno screenshot perché è stato difficile reperire materiale di 2 anni fa, però ho ottenuto qualcosa. E poi ho anche rivisto la registrazione della scorsa volta, quindi ho visto che già su OpenRefine è stato più o meno già raccontato che tipo di lavoro può essere fatto per la data curation. Questo infatti era un esempio della struttura che i dati devono avere per essere caricati attraverso Quick Statement su Wikidata. E le property che ho utilizzato le andremo adesso a vedere nella descrizione del modello. Per il programma di Sala, come anticipato prima, è stato descritto non da una prospettiva bibliografica, ma più da una prospettiva performativa. Infatti, tutte le nuove voci che ho caricato sono istanza di produzione teatrale, che sono collegate direttamente all'opera teatrale o all'edizione su cui sono basate, seguono quindi, il modello segue tre prospettive: la prospettiva bibliografica, performativa e archivistica. Infatti c'è questo livello bibliografico che Wikidata forniva in realtà già da sé, perché da questo punto di vista è molto ricca, è una database veramente ricchissima. Il livello performativo, che è il livello che ho contribuito a popolare, in cui al centro della descrizione quindi non c'è il documento in sé, ma a livello astratto la rappresentazione. E poi ho aggiunto una terza prospettiva, quella archivistica. Rispetto al modello proposto dal Wiki Project, ho aggiunto un link al programma di Sala, visto che non mi era stato possibile comunque inserire il programma di Sala in formato immagine caricandolo su Wikimedia Commons. E questo era un esempio di opera, ad esempio l'Enrico IV di Pitof, che si ricollega all'Enrico IV di Pirandello, ma nello specifico a una traduzione di Cremier. Queste sono le proprietà utilizzate, più o meno sono tutte le proprietà già proposte dalla community, aggiungendo soltanto il link appunto al testo completo della digitalizzazione. Per quanto riguarda invece il periodico, ho utilizzato sempre i suggerimenti di un progetto Wikidata, e partendo dall'articolo ho inserito i vari metadati relativi quindi alla rivista in cui l'articolo è stato pubblicato, all'autore, all'argomento principale e alle altre informazioni principali come il titolo, il volume e la data. E avevo anche qui riportato un esempio aggiungendo il link a Wikisource. Sì, esatto. Riguardo invece la collezione d'arte, ho sempre guardato un po' su Wikidata in realtà come la community ama descrivere i quadri, e quindi abbiamo fatto molto riferimento al modello già esistente. E in questo caso avevo inserito un esempio di Marte e Venere con amore che si trova all'interno della Galleria Sabauda, che fa parte della collezione di Riccardo Gualino, ma di un periodo specifico. E ovviamente il quadro è collegato al suo autore, alla data di creazione e al proprietario. Come si interrogano questi dati?
E questa è stata la parte più bella del progetto, perché dopo tante ore trascorse ad inserire manualmente dati o in automatico, cercando di capire perché non si caricavano certe cose, cercare di disambiguare voci già esistenti, perché ecco, scusate, dico una cosa che ho dimenticato, uno dei problemi è stato anche quello di cercare di capire a quali attori, a quali autori spesso il programma di sala si riferisse, perché magari a volte dalle iniziali non si riusciva a capire, non si riusciva ad attuare un collegamento con l'attore reale, o magari non si trovano sul web informazioni legate a questi attori. Quindi, per non perdere informazione, abbiamo raccolto questi dati da disambiguare all'interno di uno spreadsheet, con l'obiettivo, magari in una seconda fase di progetto, di poter fare uno studio proprio su queste personalità, e magari ricorrendo anche ad esperti del settore che possano aiutare a capire di chi si tratta e quindi a popolare le informazioni mancanti. Bene, i modelli che abbiamo esaminato appartengono comunque a domini diversi. Che cosa hanno in comune? Questo è stato quello che abbiamo cercato di indagare facendo delle query Sparkle, e quindi di seguito vi faccio vedere quello che poi è il risultato, che permette di capire come anche dati appartenenti a fonti diverse alla fine riescono a dialogare tra di loro e hanno qualcosa in comune. In questo caso avevo chiesto quale potesse essere un ipotetico collegamento tra i soggetti del periodico Baretti e gli autori delle rappresentazioni teatrali. E un risultato emerso è quello di Cocteau, il quale era allo stesso tempo soggetto di un articolo scritto da Guglielmo Alberti e allo stesso tempo però scrittore di un'opera portata in scena al Teatro di Torino. Abbiamo ulteriormente indagato ed è emerso che Cocteau è uno dei soggetti dei quadri di Modigliani. E Modigliani, tra l'altro, è uno dei pittori che maggiormente si trova all'interno della collezione, dei quadri che comunque maggiormente si trovano all'interno della collezione di Gualino. Quindi già scoprire un po' questi collegamenti ci ha fatto capire quanto, a partire da un determinato dominio, si potesse arrivare a un livello di profondità di questo tipo. E abbiamo impostato un'altra query, un pochino più specifica, che riguardasse quindi ipotetiche relazioni riguardanti circoli letterari frequentati, accademie, ed è emerso, sono emersi comunque gli incontri di Pontigny, frequentati da André Gide, che tra l'altro era stato soggetto di uno degli articoli di Guglielmo Alberti pubblicati quindi sul Baretti. Alla fine ho voluto mettere insieme quindi tutti questi collegamenti all'interno di questa immagine proprio per mettere in evidenza il tipo di dialogo che c'è tra i dati e quello che può emergere da quello che all'inizio sembra soltanto un articolo di un periodico. E questo ovviamente attraverso Sparkle, il linguaggio di interrogazione dei grafi RDF, avevo inserito così qualche slide per poi arrivare a degli esempi che si possono fare di ulteriore indagine sui dati, quindi ci siamo trovati a tradurre delle domande dal linguaggio naturale al linguaggio macchina. In questo caso, ad esempio, quali sono le produzioni teatrali rappresentate a Torino nella stagione europea del 1925-26? Vediamo che una query Sparkle comunque si struttura in due sezioni, quindi una select e la where, all'interno della quale andiamo a inserire
nella select, quindi la domanda vera e propria, la variabile con i risultati che vogliamo poi alla fine visualizzare, mentre nella where diamo delle istruzioni alla macchina per navigare il grafo. In questo caso volevamo capire quali fossero appunto le produzioni teatrali rappresentate a Torino in questa stagione teatrale, utilizzando gli identificativi quindi di Wikidata per ciascun elemento. Facendo ciò, scusate, forse sono un po' ripetitiva, molti di voi sanno già queste cose, però mi sembrava magari carino fare un attimo una precisazione. I risultati che si possono ottenere a livello di data visualization sono molti, quindi abbiamo la possibilità di effettuare quindi delle query che ci rilasciano delle timeline, un grafo o anche delle mappe. Adesso io ho caricato una mappa che avevo fatto 2 anni fa attraverso un altro tool, e adesso ho visto che è un po' da modificare, però insomma l'idea di base era quella di avere una mappa che mostrasse i luoghi di nascita degli attori con le varie informazioni all'interno della nuvoletta, quindi l'immagine, il luogo di nascita e il link a Wikidata e l'informazione sul ruolo ricoperto. Torno indietro, ok. E anche in questo caso, vediamo, ok, un'altra query semplice che avevo fatto era appunto indagare il numero delle rappresentazioni teatrali portate in scena al Teatro di Torino, e vediamo se... Ok. Questo è uno screenshot che avevo fatto 2 anni fa, quindi qui me ne contavano 43, adesso ne ho ottenute 41, quindi non so se magari c'era stato già qualche doppione o insomma questo è semplificativo di come possono comunque cambiare i dati. E c'è dietro un grande lavoro di community che controlla i casi cioè in particolare i duplicati o se comunque vengono inserite correttamente le informazioni, soprattutto per quanto riguarda le referenze. Un altro esempio, avevo fatto una query per vedere anche tutte le immagini che fanno parte della collezione. Quindi in questo caso abbiamo le immagini relative alle opere di Modigliani. E avevo fatto anche un'altra query sulle rappresentazioni teatrali divise per stagione teatrale e ho messo solo il link. Avevo cercato di raggrupparle, insomma, di visualizzare attraverso un grafico per capire quale fosse in effetti la stagione teatrale più popolata all'interno di Wikidata ed eventualmente quindi andarla ad arricchire con altre opere che non sono state inserite. E avevo fatto anche questo grafico che mi sembrava carino per individuare le lingue delle rappresentazioni del teatro, quindi ovviamente maggiormente in italiano, ma c'era anche una buona presenza di francese. E poi, visto che l'obiettivo era anche cercare di capire quali fossero le relazioni con autori stranieri, avevo effettuato questa query per capire quali fossero le rappresentazioni realizzate da autori con cittadinanza francese. E in realtà erano emersi soltanto questi 9 risultati, però insomma è già un buon risultato. E alla fine ho inserito dei link che possono risultare utili sui tool utilizzati e io avrei continuato con gli esempi a ruota libera, magari anche con cose un po' più complesse, però mi sono mantenuta nei tempi e non volevo rischiare di annoiarvi troppo, volevo lasciare magari un po' di spazio alle domande se vi va, insomma, se c'è qualche domanda a cui posso rispondere.
o se Elena vuole aggiungere qualcosa riguardo il lavoro che abbiamo svolto. Beh, intanto ti ringrazio. Insomma, io ho partecipato, si può dire, cioè ho assistito più che altro alla realizzazione di questo progetto, quindi diciamo da esterna posso dire che è stato molto interessante. Uno dei casi in cui effettivamente poi cioè, trovo molto bello questo, cioè si concretizza il discorso sul fatto dei dati che da quantitativi diventano qualitativi, cioè i dati, il caricamento dei dati che poi ha un risvolto nel momento in cui le interrogazioni ti permettono di fare effettivamente delle scoperte, in cui la quantità, l'aggiungere dati a un database che fa da hub, quindi in particolare per quello, però poi permette di tirare fuori, di appunto evidenziare delle relazioni anche in campi, diciamo, di ricerca o di studio che spesso non usano tanto degli strumenti di questo tipo. Quindi forse questo, io ho trovato questo come un elemento di grande interesse. Poi se ci sono altri interventi, altre domande. Io non ho guardato se in chat c'è qualche domanda. No, no. Lianna, se posso, volevo farti una domanda. Sono Claudio. Sì, ciao Claudio. Ciao. Volevo sapere, allora, tu hai detto che appunto uno dei problemi che immagino più frequente, insomma, per quanto riguarda i programmi di sala, era il discorso della disambiguazione. Giusto? Sì, capito bene. Sì, ok. Sì. Volevo sapere da te se per caso hai trovato qualche strumento ricorrentemente utile online che ti ha aiutato a risolvere questo tipo di problemi, o se sei dovuta andare su vari tipi di fonti, principalmente cartacee. Volevo sapere come ti eri regolata. Il problema è che infatti cercavo maggiormente delle fonti che fossero online. Però in quel caso il problema era proprio che si trattava di personalità di cui online non c'è molto, perché sono troppo settoriali. Quindi lì già ci stavamo informando dicendo ma forse possiamo contattare qualcuno del DAMS che ci può aiutare, magari ci può fornire dei libri più specifici, qualche supporto dove trovare queste informazioni, però in realtà il progetto comunque aveva delle scadenze e non riuscendo a rientrare nelle scadenze abbiamo preferito lasciare questa a una seconda fase. Sarebbe bello avere un tool che aiutasse da questo punto di vista, ma non sono riuscita a trovare un strumento valido. Ok, grazie. Anch'io farei una domanda a Lianna, se possibile. Sì. Volevo chiederti, parlavi appunto di scadenze e la mia domanda era collegata a quello, cioè quantitativamente quanto è stato il lavoro, abbiamo visto delle cifre anche su OpenRefine, 3000 e basta record, no? Quanto lavoro hai fatto, cioè quanti programmi di sala, se hai un'idea, se ci è voluto per la parte manuale e per la parte poi che hai fatto con OpenRefine, insomma, anche perché può aiutare a dare un ordine di grandezza quando uno deve avviare un progetto. Sapere che se affronta 100 cose ci vuole un certo tempo, certo. Mille magari ci vuole. Grazie. Allora, in realtà il lavoro svolto per i programmi di sala è stato il più veloce, perché avevo già uno spreadsheet con i dati quasi strutturati, l'informazione con il link a Wikisource era già strutturato. Dovevo soltanto andare a sistemare qualcosa con OpenRefine e effettuare obiettivamente due passaggi, quindi quello lì è stato il lavoro più veloce e non avrò perso più di una settimana. Adesso non ricordo il numero esatto di caricamenti, però in quel caso lì, avendolo fatto in automatico e avendo già quasi tutto pronto, ricordo benissimo che è stata la parte più veloce, quindi in una settimana sono riuscita a farlo.
Più difficile è stato cercare di capire come inserire su Wikidata i programmi di sala, perché i programmi di sala, adesso non vi ho mostrato il sito del Teatro di Torino, non so se riesco a farvelo vedere. Comunque, consideriamo che avevo a disposizione 6 stagioni teatrali e ho dovuto fare una selezione, quindi adesso non ricordo se erano più di 20 rappresentazioni teatrali che ho inserito, perché si sono andate a creare anche delle circostanze per cui ho dovuto realizzare degli altri livelli. Perché nelle slide non ho inserito i miei disegnini fatti a mano, ma per capire come meglio rappresentarli ho dovuto dividere intanto in stagioni teatrali, dividere in prosa, balletto, concerti. Ho dato meno priorità al balletto perché comunque ci interessava utilizzare questi programmi di sala relativi al teatro. E per fare questi caricamenti la cosa più rognosa, passatemi il termine, è stato quello di inserire manualmente tutti gli attori con i loro ruoli ricoperti. Quindi è difficile fare una stima, perché io vi potrei dire ho preso 20 programmi di sala, ma ho comunque impiegato quasi 2 mesi per analizzarli e inserire questi dati. Il progetto ricopriva 3 mesi e alla fine ci siamo resi conto che ci avrebbe fatto comodo avere il quarto mese a disposizione, perché in effetti alla fine siamo andati un po' di fretta, però comunque siamo riusciti a, con questa fetta diciamo di dati, a ottenere dei risultati di query importanti. Comunque abbiamo scoperto delle relazioni importanti che collegassero questi 3 mondi diversi. Non so se in parte ho risposto alla domanda. Assolutamente sì, grazie. Okay. Molto chiaro, anche volevo aggiungere che anche la presentazione è stata veramente molto chiara, molto precisa, insomma ben fatta. Grazie. Volevo ringraziarti anche di quello. Grazie per la risposta. C'è una domanda di Alessandra Boccone in chat, che tipo di ulteriori sviluppi potrebbe avere questo progetto? Allora, sicuramente come sviluppi che avevo proprio scritto su carta, la priorità era quella di capire se questi programmi di sala possono essere caricati o no su Commons o comunque ad esempio su Internet Archive e collegarli in qualche modo con Wikidata, perché è davvero un peccato perderli, perché sono anche bellissimi, però purtroppo all'interno ci sono anche delle pubblicità di aziende ancora attive, quindi non sapevamo bene come comportarci, perché effettivamente sono conservate dalla biblioteca dell'Università di Torino, però non sapendo c'è come ancora muoverci, il diritto d'autore, sì, avevo chiesto anche un suggerimento a livello giuridico, però mi hanno detto potete smembrare le digitalizzazioni togliendo le pubblicità, però a quel punto perdi gran parte, cioè non aveva senso, non ha senso. Abbiamo deciso di mettere il link, però sai qual è il problema di inserire il link in questo modo? Che ad esempio per un periodo il sito dell'università è stato giù perché dovevano fare delle modifiche e quindi tramite Wikidata non si riusciva ad accedere alla fonte. Quindi per me è prioritario riuscire a capire effettivamente se possiamo o no inserire su Commons questi PDF in modo tale da non avere più problemi di questo tipo. E certo, sicuramente un altro risvolto è quello di cercare di risolvere quanto più possibile le ambiguità e magari aggiungere il resto del materiale che purtroppo non abbiamo potuto aggiungere. Ok, grazie. Non so se non ci sono altre domande o richieste. Ringrazio Rihanna.
Ma io ho una domanda, un'altra. Sì, sì. Posso, Anna, poi mi odierai, ma... No, assolutamente, chiedere, anzi. Volevo chiederti questo. Ho capito il problema del caricamento su Commons e volevo chiederti questo. Dal punto di vista dell'analisi dei dati, cioè anche, diciamo così, della ricerca che segue tutto il lavoro, diciamo dalle query sparse in poi, intendo, il caricamento del materiale su Wikicommons è assolutamente imprescindibile o comunque, secondo te, può funzionare, diciamo, questo aspetto della ricerca e dell'analisi dei dati anche a prescindere dalla presenza del materiale su Wikicommons? Perché penso che il problema del diritto d'autore, insomma, è poco, si fa presto a dirlo, è un problema complicato sempre un po' per tutti, quindi se quello non diventa un ostacolo e si possono raggiungere gli obiettivi, potrebbe essere, diciamo, interessante saperlo. Quindi dal tuo punto di vista, a tuo parere, diventa pregiudiziale oppure per esempio la soluzione di rinviare all'OPAC o comunque al sito dell'università è comunque secondaria o può essere una scelta che un'istituzione che vuole fare un progetto di questo genere può fare? Ma no, secondo me l'importante è che questi dati siano inseriti su Wikidata. Poi nel momento in cui viene a mancare il supporto visivo, diciamo così, non è fondamentale, però se l'obiettivo è anche preservare un po' dall'obsolescenza, diciamo così, questi programmi di sala, questi PDF, allora potrebbe essere importante trovare un sito come Internet Archive in cui conservare anche effettivamente una copia. Però non è impossibile cercare di descrivere documenti del genere anche senza l'utilizzo del file, insomma, caricato su Commons o su Internet Archive. Cioè, a mio avviso non è fondamentale, però lì dipende anche dall'obiettivo del progetto. Nel nostro caso anche uno degli obiettivi era trovare una piattaforma stabile che ospitasse queste digitalizzazioni. Se posso aggiungere, Liana, correggimi se sbaglio, un po' il peccato, cioè la bellezza di questi programmi di sala era proprio che avevano un valore artistico in sé, perché erano decorati, ad esempio, cioè, il Teatro di Torino era stato fondato da Riccardo Gualino, che è questa figura molto particolare di industriale torinese che ha veramente improntato proprio da una grossa... ha fatto delle imprese economiche nell'industria pazzesche, ha fondato la SNI, ha fondato un sacco di fabbriche nel settore della chimica, ha fondato, aiutami, l'istituto dei... faceva i film, insomma... Mecenate, comunque. Questo aspetto di mecenate, collezionista d'arte, ha fondato il teatro. E questi programmi di sala hanno le illustrazioni di Felice Casorati, di altri pittori che erano amici di Gualino, quindi... diciamo, da questo punto di vista la valorizzazione proprio dell'oggetto in sé sarebbe... E anche, in effetti, questa cosa delle pubblicità che dice è molto interessante, perché la stessa pubblicità magari della Fiat di inizio Novecento di altre aziende fanno parte proprio anche del valore storico del documento e sono imprescindibili, purtroppo, in effetti. Sì, ma poi anche le pubblicità erano davvero belle ed era bello proprio analizzare come a livello grafico, partendo appunto da quel tipo di grafica lì, si è arrivata alla grafica di oggi ed era un valore aggiunto, però purtroppo non si riuscito. Scontra con il diritto d'autore. Va bene, non so se non ci sono altre osservazioni, domande, richieste. Possiamo intanto ringraziare Liana
Grazie a voi, spero veramente di essere stata chiara. Dopo 2 anni ho cercato di riprendere tutte le mani. Non so, mi sento di dire che è stata molto chiara. E nonostante sia passato un po' di tempo, il progetto resta interessante lo stesso, anzi speriamo davvero che magari questa occasione non sia, chissà, magari un'occasione per rimettersi in contatto, continuare. Sì, perché sarebbe bello anche far convergere un po' le informazioni su questi autori con, ad esempio, autori, adesso mi viene in mente il progetto Share Catalog, perché l'altro giorno avevo fatto un po' di query e ho visto che comunque tra gli autori pubblicati da loro e ad esempio gli autori del COBIS c'erano già delle edizioni in comune, quindi fare convergere tutti i progetti su Wikidata può portare veramente a creare, poi l'obiettivo comune qual è? Creare un grande progetto, quindi un reticolo sempre più grande, è quello che spero che anche per Open Literature si possa andare avanti, perché effettivamente converge in tanti settori diversi e non soltanto quello che poi è quello centrale, il teatro, quindi speriamo, insomma. Va bene, allora grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Buona serata. Grazie. Buona serata, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Okay.